Ciao a tutti amici di Scooterismo, sono Eugenio degli Innocenti e oggi finalmente il meteo ci ha dato tregua e abbiamo potuto provare su strada la nostra J50 equipaggiata con il nuovo kit casa Lambretta X3 80 cm cubici. Com'è andata? Io dico bene. Nella puntata precedente abbiamo potuto vedere dal vivo, dal vicino, il kit in tutti i suoi dettagli, testa, cilindro, pistone, caratteristiche salienti. L'abbiamo quindi montato e ho percorso all'incirca 300-400 km quando il meteo l'ha permesso negli scorsi giorni, nelle scorse settimane. Ho preso parte con questa Lambretta al raduno internazionale tematico di Sirmione che si è tenuto il 6 e 7 maggio in due con mia moglie al seguito e non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Com'è settato il nostro motore? Andiamo a vedere. Per questa prova su strada abbiamo cercato di mantenere il budget più basso possibile, quindi non ci sono modifiche incredibili. Abbiamo cercato di tenere più parti originali possibili per mettersi appunto nei panni dello scooterista medio che è sempre alla ricerca del risparmio, ottenendo però il massimo di quello che il proprio portafoglio permette. Qui di roba radicale c'è ben poco, abbiamo esclusivamente sostituito i cerchi da 9 pollici di questa J50 primo tipo con una versione da 10 pollici, frenata un po' più sicura e un rapporto finale leggermente più lungo. Detto questo, il cambio è il 3 marce J50 originale e abbiamo esclusivamente sostituito i dischi frizione perché erano da buttare, molle frizione SX200 con il carico un po' più ricco per andare incontro all'incremento di prestazioni, tendi catena era in buone condizioni, per adesso è originale come vi dicevo, e pignone da 15 denti con la catena dedicata, accensione a puntine, marmitta casa Lambretta Clubman 150 euro, leggermente più aperta dell'originale, kit casa Lambretta 80 cm cubici e carburatore 19 mm con la scatola filtro originale, niente di più facile, potenza stimabile intorno ai 4 cavalli. La cosa che balza più all'occhio è senza dubbio l'aumento esponenziale della coppia. Questo permette di utilizzare anche questa Lambretta in due persone con un passeggero, non avrete più problemi e soprattutto si minimizza il salto delle marce che è sempre stato un po' il tallone d'Achille di questi modelli che, come vi ricordo, hanno un cambio 3 marce. Tutti questi punti di forza chiaramente vanno a livellarsi se utilizzate il cilindro 80 su un lui 75 4 marce, in quel caso diventa quasi più un ricambio originale che un'elaborazione, tenetelo bene a mente. Poi non metto in dubbio che mettendo appunto le mani sul cilindro, andandolo a rifasare, andando a ritoccarlo, si possa ottenere ancora più potenza massima e più coppie, quindi più velocità massima. Andiamo adesso a affrontare una bella salita con la nostra J50, il kit 80 si è comportato egregiamente, come possiamo vedere terza marcia su in salita, questa è la salita di Castellina in Chianti dove vengono fatte anche gare in salita per auto storiche, quindi una pendenza di sicuro affrontabile senza il minimo inghippo. In terza piena andiamo su senza dover ricorrere minimamente a scalare in seconda marcia, era una cosa che mancava un po' ai modelli 50 anche elaborati con il vecchio kit 75 cm cubici. Andiamo su intorno ai 40-45 km all'ora, niente male per queste piccole di mamma innocenti. In discesa diventa ancora più gustoso e in realtà la rapportatura si è rivelata abbastanza corta e abbiamo dovuto utilizzare molto il fuorigiri con il rischio che il pistone passasse fuori dalla Lambretta, però velocità superata di poco i 70 km orari in pendenza, mentre in rettilineo abbiamo potuto raggiungere un onestissimo 62-63 km orari, che di certo è molto più gustoso rispetto ai 40 km orari della Lambretta J o del lui completamente originali. Un'ottima elaborazione di primo prezzo, questo casa Lambretta 80 cm cubici.
ragazzi, ritornati sani e salvi dalla nostra prova su strada dedicata al nuovo kit casa Lambretta X3 80 cm cubici per tutti i modelli J50, lui 50 e lui 75. Come si è comportato? Direi bene, le riprese parlano chiaro. Con questo kit, con pochi interventi, si riempie nuovamente la casella delle elaborazioni entry level per i modelli 50, J e lui. Come abbiamo potuto vedere, grande incremento di coppia, grande incremento di prestazioni in termini di velocità massima se confrontato al setup 50 cm cubici originale delle Lambretta J e lui. Detto questo, come avete potuto vedere, le immagini, come vi ripeto, parlano chiaro. Pendenze superate senza problemi, in terza piena si riduce sensibilmente l'utilizzo della manetta del cambio e si spunta una velocità di 60-65 km orari con cambio 3 marce. Niente male per un tipo di elaborazione entry level che va a sopperire il cavallo .8 i 42 km orari di velocità massima del mezzo originale. Qua siamo nell'orbita dei 3 cavalli e mezzo, 4, e una velocità massima di 60-65 km orari in base al setup finale utilizzato, che vi ripeto, nel nostro caso era entry level, quindi il minimo richiesto. Senza dubbio, se andremo a rimpiazzare la marmita casa Lambretta Clem con la versione casa performance maxi box, riusciremo a spuntare un'erogazione molto più appuntita, quindi un altro incremento superiore di coppia, quindi un'erogazione ancora migliore con velocità massima ancora superiore a quello che abbiamo potuto testare noi. Quali sono i punti cardine di questo kit? Ve le metto così, faccio un breve elenco. Numero 1, sicuramente il prezzo. Dai rivenditori casa Lambretta in giro per il mondo si trova dai 200 ai 230-240 euro, quindi disponibile per tutte le tasche. Numero 2 è la manifattura globale del kit. Fusione ottima, una testa ben realizzata, un pistone che sembra essere di buona qualità e poi un'ampia offerta di viteria, guarnizioni e prigionieri all'interno del packaging. Questi sono sicuramente i punti salienti. Quali sono i difetti del casa Lambretta 80? Sono circa 4, sono di poco conto, ma ve li elenco. Numero 1, sì, è vero che è un kit plug and play, ma per quello che riguarda esclusivamente la facilità di montaggio su cartelle originali, non è richiesto nessun tipo di raccordatura, si monta e si va, a patto però di cambiare magari il carburatore. Per ottenere il massimo ci vuole un SH18 di un terza serie, nel caso del lui come minimo, o un SHBC dell'8 da 19 mm come nel caso della nostra J50. È necessario avere una frizione in buono stato utilizzando delle molle SX200 con un carico maggiore rispetto a quelle originali per sopperire all'incremento sostanzioso di prestazioni. È necessario poi ottimizzare anche il cambio, andando a sostituire quindi il pignone, la corona. Quindi sì, è vero che è un kit entry level, ma per farlo funzionare bene, utilizzare e ottenere, scusate, le prestazioni che avete visto, è necessario sostituire diversi pezzi. Si può mantenere il cambio 3 marce, avere le accensioni a puntini, a patto di lavorare bene con il contorno, soprattutto per quello che riguarda alimentazione e scarico. È una piccolezza, ma nel 2023 è incomprensibile come non siano incluse delle istruzioni di montaggio dettagliate all'interno del packaging o via QR code, impossibile da comprendere. Detto questo, abbiamo già parlato con Vittorio, che ci assicura che a breve saranno disponibili sia online nei vari canali social, siti internet e quant'altro, e all'interno del packaging delle istruzioni di montaggio ben che dettagliate. Terza cosa, nel caso in cui vogliate montare il casa 80 cm cubici sul vostro lui 75, non pensate che sia una vera e propria elaborazione, è più da considerarsi un ricambio originale, una miglioria che grazie al nuovo disegno dei travasi interni vi darà sicuramente qualcosa di più
in termini di coppia, ma diciamo manterrà le prestazioni globali del vostro Lui 75 pressoché invariate, avendo però il beneficio del cambio 4 marce, del carburatore e appunto della trasmissione ottimizzata già per funzionare con i 75 cm cubici originali. Quarta cosa, una piccolezza, ma la segnalo, nel caso in cui vogliate montare il kit direttamente sul Lui 75 manca il prigioniero di scarico lungo per essere utilizzato appunto con la marmitta up and over, la bruciagambe classica del Lui 75. Una piccolezza, ma ve la segnalo. Cosa dire? Abbiamo un po' descritto nel dettaglio i pregi e i difetti, abbiamo visto com'è che va il nuovo Casa Lambretta 80 cm cubici per Jay e Lui 50-75. Io vi do un bel voto 8 per la qualità globale dell'elaborazione che permette di guadagnare un 30-40% di prestazioni in più rispetto al mezzo originale. Eugenio degli Innocenti è tutto, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere neanche una novità dal canale YouTube di Scooterismo. Gas a martello, ci vediamo sulla strada, ciao ragazzi!